Ma non è severo, è semplicemente motivato da un convincimento politico. Quindi dice le sue convinzioni, per la verità non ancorate da nulla, perché sa, il buon comunicatore è colui che entra in contatto con l'elettorato, con qualcuno che vuole convincere. E se uno passa dal 4 al 32%, forse è un buon comunicatore, ma lo è anche Renzi un buon comunicatore. Purtroppo dopo un certo periodo si è logorato, tanto è vero che oggi non riesce ad andare oltre il 4 o il 5%, ma se uno è in grado di trasmettere una serie di messaggi, beh, ma questo è capacità. È riuscito a fare sintesi, è riuscito a raccontare quello che ha in testa, è riuscito a trovare degli argomenti chiari, precisi, puntuali di un programma e ha trascinato una folla, una massa, è diventato il primo partito italiano. Ma questi ragionamenti, voglio dire, sono abbastanza normali, non sto dicendo nulla di sconvolgente. Cioè dire che non è un comunicatore significa farsi smentire dai dati. Cioè, e Emanuele Macaluso, che poi non è certamente un sostenitore di Salvini, è l'ex direttore dell'Unità, uno degli uomini storici della sinistra riformista. Beh, l'altro giorno sulla stampa spiegava esattamente questo, dice, ma io quando leggo i programmi della sinistra non capisco niente, sono uno di sinistra, sui temi veri che riguardano la gente non mi dice che cosa vuole fare, sono parole vane, sono parole vaghissime. E allora dall'altra parte c'è un signore che invece di parole ne ha alcune che sono chiarissime, poi si possono condividere o non condividere e una parte dell'elettorato evidentemente non le condivide. In Emilia forse erano parole che non piacevano. Tanto è vero che Salvini, che ha anzi triplicato i voti che aveva prima la Lega, ma soltanto 5 anni fa, Salvini in questo caso ha mobilitato anche l'elettorato della sinistra, ma su questo è pacifico, ma è ovvio che nel momento in cui c'è una tensione, uno scontro si mobilita. Ma anche qui sono scesi in campo da un lato le Sardine, che pare abbiano avuto, Adesso ci secondo i flussi arriviamo. elettorali, un'incidenza intorno al 3%, ma soprattutto è stato svuotato il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha di fatto scelto di suicidarsi, di fare una desistenza a favore del Partito Democratico. E questo è il risultato. Allora,